Io sono Alessandra Bisanti, sono una psicologa clinica, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale ad indirizzo neuropsicologico. Sono di Maglie, in provincia di Lecce, e da anni ormai mi occupo di disabilità psichica negli adulti e nei bambini. Intanto vorrei ringraziare il dottor Vladimir Fezza per avermi offerto questa opportunità in questo spazio, per poter discorrere di un argomento che mi sta molto a cuore. E che è la sindrome dell'X fragile. L'interesse verso questa tematica scaturisce dalla possibilità che ho avuto durante la mia pratica clinica di conoscere un bambino portatore di questa peculiare malattia genetica di tipo ereditario. Per la prima volta mi sono confrontata con una patologia ereditaria e da lì ho iniziato un percorso di studi, approfondimenti e osservazioni cliniche che ho concluso poi con la stesura del lavoro di tesi specialistica. La sindrome dell'X fragile è una sindrome legata al cromosoma X e nonostante sia la prima causa di ritardo mentale ereditario, è piuttosto sconosciuta tra la popolazione generale, ma anche tra i clinici. Infatti, le scoperte più recenti risalgono agli anni 70. La condizione è stata identificata, solo quando, divenne chiaro che una rottura parziale o la presenza di un sito fragile nel cromosoma X, rappresentava la causa di difficoltà, ereditaria nei maschi e quindi poteva essere ereditata. La sindrome è causa anche di difficoltà di apprendimento, autismo e difficoltà comportamentali. Prende il nome dal sito fragile del cromosoma X che appare dagli studi di laboratorio, come rotto. Sia i maschi che le femmine possono esserne affetti, ma, si presenta con delle condizioni, significativamente differenti attraverso i generi. Questo perché, i maschi avendo un solo cromosoma X sono colpiti dalla vasta gamma di disabilità che riguardano la sindrome. Le donne invece, avendo due cromosomi X, sono tutelate maggiormente perché solo uno dei cromosomi è rotto, è obbligato appunto, mentre l'altro compensa l'effetto del cromosoma debole, fragile appunto, con un'apparenza filiforme. Diciamo che la sindrome è stata osservata per la prima volta nel 1943 da Martin e Bell, che hanno studiato una famiglia con ritardo mentale e hanno osservato che soprattutto i maschi erano colpiti dalla disabilità. All'epoca però i test di laboratorio non erano disponibili per poter indagare la condizione e pertanto lo studio si fermò alla semplice osservazione dal punto di vista fenotipico, quindi estetico, cognitivo e comportamentale. La sindrome infatti presenta dei tratti distintivi che sono sconosciuti ai più, ma che ad un occhio clinico esperto sono emblematici, quali per esempio la presenza del viso lungo e stretto, delle orecchie grandi con dei padiglioni auricolari particolarmente importanti e anche più bassi rispetto alla media, un palato alto e ogivale, la presenza del piede piatto, della iperlordosi lombare, delle scapole alate, di una cute soffice ed elastica e dell'iperestensibilità delle articolazioni. Ma il tratto distintivo che fu identificato per la prima volta da Martin e Bell è stato il macroorchidismo, che sarebbe l'ingrossamento dei testicoli che si manifesta a partire dalla pubertà, quindi intorno agli 8-10 anni. Ed è il tratto caratteristico determinante per la sindrome dell'X fragile. Quindi dobbiamo aspettare il 1969, quando Herbert Lubbs segnalò un marcatore del cromosoma X, segregato nei maschi ed obbligato nelle donne portatrici, in una famiglia con ritardo mentale legato all'X. Il marcatore era costituito da una costrizione o una apertura all'estremità distale del cromosoma X, che era appunto XQ27.3. Pochi laboratori all'epoca riuscirono a riprodurre quelli che furono i risultati dell'osservazione degli studi di Lubbs, e la sua scoperta rimase diciamo, sconsiderata, non presa in considerazione per almeno 10 anni,
fino a quando nel 1977 Sutherland, grazie a delle tecniche di laboratorio, riuscì ad individuare il marcatore del cromosoma X attraverso un test diagnostico chiamato cariotipo. A partire dall'epoca, tutti i laboratori del mondo intero utilizzarono questo test diagnostico. E fu presa nuovamente in considerazione la famiglia originaria che era stata studiata da Martin e Bell, e ad un'analisi attraverso l'esame del cariotipo furono riscontrate le principali anomalie citogenetiche che erano già state osservate negli anni 40. In realtà però dobbiamo aspettare gli anni 90 per la scoperta del gene che causa l'X fragile. Questo risultato lo dobbiamo a Berker e collaboratori, i quali identificarono il gene FMR1, che è il fragile X mental retardation 1, che è un gene che ha una funzione essenziale per l'attività di tutti gli altri geni, in quanto organizza e coordina la loro attività attraverso la produzione della proteina FMRP. Una proteina essenziale per lo sviluppo del cervello perché ha una funzione trasportatrice. Recenti stime suggeriscono che la sindrome colpisce un maschio ogni 4.000 nati, almeno metà delle femmine, e tra la popolazione femminile, Vladimir, una donna su 259 è portatrice della premutazione, cioè della condizione sana, il che significa che ha la mutazione iscritta nel proprio codice genetico, ma non manifesta le condizioni disabilitanti cliniche della sindrome stessa, però è suscettibile di trasmetterla alla sua progenie, quindi al 50% delle figlie femmine e al 50% dei maschi, con delle manifestazioni anche qui comportamentali e cliniche differenti. Questo perché, essendo una disabilità legata al cromosoma X, chiaramente le madri possono trasmetterla nella forma piena solo ai figli maschi, mentre i padri non possono trasmetterlo al figlio maschio, ma saranno passibili di trasmetterlo solo alle loro figlie femmine. Come abbiamo già detto, la sindrome è dovuta a una mutazione presente nel cromosoma X, e nell'estremità distale del braccio lungo del cromosoma è situato il gene fragile X mental retardation 1, che negli individui affetti presenta una modificazione. Normalmente questo gene contiene una sequenza chimica, una tripletta, che è ripetuta un numero basso di volte. La tripletta è citosina, guanina, guanina, che nell'individuo sano viene ripetuta tra le 6 e le 56 volte. Quando si presenta un'amplificazione di questo segmento, si va incontro ad una instabilità del DNA, per cui quando la tripletta viene ripetuta dalle 56 alle 200 volte, siamo nella fase della premutazione, quindi la condizione sana che però può essere trasmessa ai propri figli, quindi alle generazioni successive. Quando le triplette superano le 200 unità, siamo nella mutazione piena, quindi il soggetto portatore è colpito da tutti gli effetti fenotipici, comportamentali e neurocognitivi della sindrome, e il gene FMR1 è inattivo. Allora, si pone il dilemma dell'opportunità di una diagnosi precoce o meno. Molti studiosi sono fermamente convinti dell'opportunità di comunicare ai genitori le difficoltà che sperimentano i figli. Tanti medici invece preferiscono non comunicare la condizione ai genitori stessi. Chiaramente ci sono vantaggi e svantaggi per la diagnosi dell'X fragile. Innanzitutto dobbiamo dire che spesso la condizione rimane inosservata anche ai genitori stessi, che arrivano all'attenzione del clinico solo quando il bambino è già cresciuto. Questo perché spesso i bambini portatori della sindrome hanno un aspetto estremamente gradevole e i tratti distintivi sono riconosciuti solo da un occhio clinico e preparato nei confronti della sindrome. Una diagnosi in realtà potrebbe sollevare molti genitori rispetto al loro senso di inadeguatezza che sperimentano nel corso della crescita dei propri figli.
Quindi gli aiuterebbe a capire che le difficoltà che i bambini sperimentano ogni giorno sono dovute ad un peculiare difetto genetico e non ad una scarsa applicazione. Dal lato del bambino, invece, la consapevolezza di avere una sindrome a carattere ereditario potrebbe fargli aumentare l'autostima e far comprendere che gli ostacoli quotidiani sono dovuti a un difetto genetico e non a una sua mancanza di volontà e di impegno. Quindi questi sarebbero i vantaggi di una diagnosi precoce. Ovviamente, la consapevolezza di una condizione ereditaria consentirebbe anche agli esperti di intervenire precocemente con delle tecniche mirate e ad hoc per potenziare, le abilità, residue del bambino stesso. Ci sei, Vladimir? Sì, ci sono Alessandra. Allora, Alessandra, Allora, hai fatto una carrellata, diciamo, rispetto, diciamo, alla storia, ovviamente, di questa patologia, di all'aspetto, tutto il al suo. background storico culturale della sindrome, l'opportunità o meno della diagnosi. Adesso vorrei tracciare un profilo neurocognitivo e comportamentale del soggetto portatore dell'X fragile. Grazie, Se grazie davvero. va Se ci dai bene. altre indicazioni, così i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo magari entrano più, diciamo, nell'argomento, ovviamente possono pensare, ovviamente, di approfondire poi questo tema. A te, grazie ancora, Certo, Alessandra. grazie. Quindi dal punto di vista estetico, Vladimir, abbiamo detto ci sono dei peculiari tratti distintivi che sono il viso lungo, le orecchie molto grandi e il macroorchidismo, che è il tratto distintivo della sindrome stessa. Poi è presente anche la scoliosi, la iperlordosi, a volte lo strabismo, il piede piatto, sono presenti anche degli attacchi epilettici in alcuni casi, facilmente controllabili per fortuna. E spesso è frequente il prolasso della valvola mitralica. Dal punto di vista neurocognitivo, si osserva un pattern particolare che presenta delle differenze attraverso i generi. Si nota che le bambine sono lievemente colpite dalla sindrome, quindi presentano una disabilità intellettiva di grado lieve o a volte un quoziente intellettivo nella norma, con delle difficoltà di apprendimento che si manifestano in aree particolari come l'aritmetica e la geografia. E questo perché hanno delle difficoltà nel ragionamento astratto, nel pensiero, quindi nella capacità di astrazione, per cui si focalizzano su un dettaglio e perdendo la visione d'insieme di un particolare problema. Per la popolazione maschile invece si osserva un range di variabilità anche riguardo al ritardo mentale, perché solo il 10-20% dei bambini ha un quoziente intellettivo nella norma, un 30% presenta un ritardo mentale profondo o grave, mentre il 50-60% oscilla su un continuum di ritardo mentale moderato. A parte il ritardo, altre caratteristiche cognitive osservate nei soggetti con X fragile sono la presenza di ADHD, cioè del deficit di attenzione ed iperattività, dovuto a un malfunzionamento dell'asse ipotalamo-ipofisario. Infatti, nei maschi portatori della sindrome si osserva un aumento del livello del cortisolo, ovvero dell'ormone dello stress. In più, è stato osservato anche un tratto fortemente compulsivo e impulsivo dovuto al malfunzionamento dei lobi frontali. C'è stata osservata proprio una lesione a carico del lobo frontale che controlla e coordina il movimento. Dal punto di vista comportamentale, invece, osserviamo un ritardo nelle principali tappe dello sviluppo, quali quella del linguaggio, quindi della comunicazione verbale e dell'aspetto locomotorio, che significa che questi bambini iniziano a parlare più tardi rispetto ai bambini normodotati, solitamente intorno ai 2 anni, 2 anni e mezzo. Questa difficoltà probabilmente è dovuta anche alla particolare conformazione del palato, che abbiamo detto essere alto e ogivale, che rende difficoltosa l'articolazione e quindi anche l'allenamento della muscolatura prassica della bocca.
Anche l'eloquio ha delle caratteristiche particolari, è un eloquio irregolare, cioè che procede per scatti. Cioè, ci sono brevi e rapidi scatti di parola, seguiti poi da lunghe pause, in cui probabilmente il bambino recupera l'informazione, l'idea da inserire all'interno della frase, e poi la conversazione riprende, sempre a scatti, simulando quasi gli scoppi di una mitragliatrice. Anche l'intonazione è molto particolare, l'intonazione è caratterizzata da parti del discorso che vengono sottolineate con enfasi quando in realtà sarebbero tranquillamente trascurabili. A livello linguistico viene osservata anche una certa perseveranza, una cosiddetta ecolalia, cioè la tendenza a ripetere delle parti di frasi o del discorso anche più e più volte. I ricercatori hanno ipotizzato che questa tendenza alla perseverazione sia un tentativo del bambino di calmarsi rispetto alle sollecitazioni ambientali che riceve dall'esterno, oltre che una ricerca dell'idea da inserire all'interno della frase. Vladimir? Ci sono, ti seguo Alessandra. Parlavamo delle caratteristiche del linguaggio. Che io ho già analizzato abbondantemente in passato con degli studi, delle osservazioni cliniche, che poi ho tradotto in un articolo che è stato pubblicato su una rivista di fisiopatologia del linguaggio, che è iCare, in cui analizzo proprio le caratteristiche, le peculiarità del funzionamento linguistico nella sindrome. E quindi, come dicevo, un linguaggio particolare, contraddistinto da grandi pause, i bambini sembrano arrivare a metà della frase quasi senza respiro, ma avvertono questa forte necessità di respirare per poi riprendere la conversazione. Un altro aspetto caratteristico è il vocabolario particolarmente complesso, cioè un buon lessico presente nei bambini con X fragile, soprattutto nelle aree di grandi interesse. Quindi dopo una difficoltà iniziale, soprattutto no, nel momento in cui c'è l'acquisizione del linguaggio stesso, i bambini poi arricchiscono ed espandono il loro vocabolario. Grazie Alessandra per tutte queste informazioni. Ovviamente hai dato tutta una carrellata di informazioni rispetto a come questi bambini ovviamente possono essere visti dal professionista e ovviamente dai familiari. Volevo chiederti una curiosità. Certo. Ovviamente un genitore può, diciamo, da semplice genitore, ovviamente per la sua esperienza, può notare questi tratti nel proprio figlio? È possibile attraverso un'osservazione o è necessario anche già da un primo incontro solo la visita di un professionista? C'è la possibilità di dare qualche indicazione ovviamente ai nostri ascoltatori rispetto ai tratti? Grazie. Certo, come già ho anticipato, Vladimir, ci sono dei tratti fisici, no? Che possono illuminare il genitore in tal senso, e poi anche delle peculiarità comportamentali, ad esempio gli evitamenti, cioè i bambini vanno incontro all'evitamento oculare, quindi evitano di guardare l'interlocutore faccia a faccia quando parlano, questo perché probabilmente sono investiti dalle stimolazioni sensoriali che arrivano al bambino con X fragile in maniera indistinta, mentre tutti noi cataloghiamo le informazioni in maniera organizzata e schematizzata dall'ambiente circostante, il bambino con X fragile sente le informazioni tutte insieme, quindi manifesta questo sguardo peculiare che è facilmente identificabile in quanto sfugge all'occhio dell'interlocutore e poi torna a guardarlo quando questi ha rivolto lo sguardo altrove. Questa intolleranza oculare si manifesta anche in altri canali, come per esempio quello acustico o quello tattile, cioè i bambini fuggono dai rumori improvvisi e forti, perché anche questi destabilizzano il bambino. Questo probabilmente perché vi è una iperattivazione del sistema nervoso autonomo. Oltre all'evitamento oculare ed acustico, c'è anche quello tattile. I bambini non amano essere presi in braccio o comunque toccati da persone che non sono a loro familiari,
o iniziano l'interazione solo quando lo vogliono loro. Quindi si può osservare questi bambini evitano, a differenza degli altri bambini normodotati, le attività che richiedono la manipolazione, come per esempio il gioco sulla sabbia, il gioco con materiali particolari, l'uso della creta, i laboratori di pittura. Quindi ci sono dei segnali che il genitore attento chiaramente può cogliere e poi arrivare successivamente all'attenzione del professionista. Volevo chiederti quest'altra mia curiosità. C'è il rischio di questo tipo di patologia, soprattutto nelle fasi di esordio, perlomeno le prime osservazioni, possano far pensare ad un altro tipo di patologia o eventualmente correlazione ad altro tipo di patologia? Certo, sì, potrebbe pensare a un comportamento autistico, ad esempio, soprattutto per il discorso del lievitamento oculare. Infatti spesso l'X fragile si presenta anche in comorbidità con l'autismo. Quindi c'è una fascia di popolazione con la sindrome di X fragile che presenta anche dei tratti autistici. Ne approfitto per chiederti che è curiosa anche la nostra amica Stella Paraggio, che salutiamo, dice c'è affinità con alcune forme di autismo, e volevo chiederti se la formula di autismo è la conseguenza rispetto all'X fragile o può essere correlato l'uno all'altro? Cioè, no, sono correlate l'uno all'altro, sì, sono state osservate anche questi tratti. E poi Vladimir, mi preme sottolineare anche l'importanza che molti ricercatori e studiosi hanno dato alle dinamiche, alle problematiche delle famiglie con figli con X fragile. Un team di studiosi guidato da Vianello ha comparato lo stress psicofisico delle coppie genitoriali dei bambini con X fragile con quello di famiglie con figli autistici, portatori della sindrome di Williams e sindrome di Down. Questi studi hanno dimostrato che le madri, in particolar modo dei bambini con X fragile, sono più stressate rispetto alle donne con figli con sindrome di Down. E questo probabilmente perché nel secondo caso le famiglie possono usufruire di una rete di sostegno, di supporto sociale maggiore. Innanzitutto perché la sindrome di Down viene diagnosticata precocemente, quindi sin dalla nascita, mentre per l'X fragile abbiamo visto che non è così, avviene in un secondo momento. E poi perché per quanto riguarda la sindrome di Down sono presenti più reti di sostegno, quali associazioni, gruppi di volontariati, punti di incontro in cui i genitori si possono confrontare con altre coppie che condividono le stesse sfide, le stesse difficoltà, e gruppi di sostegno in cui i bambini stessi possono trovare degli spunti per la socializzazione, perché dobbiamo ricordare che spesso i bambini con ritardo mentale vanno incontro alla chiusura, quindi anche nei confronti dei propri fratelli, dei genitori, degli amici, e la frequentazione di questi circoli, di questa associazione potrebbe aiutarli a migliorare l'approccio verso l'altro. Gli studiosi hanno poi analizzato anche l'impatto che la presenza del ritardo mentale può avere all'interno del nucleo familiare, in particolar modo nella coppia genitoriale. E in passato infatti si pensava che il grado di ritardo fosse determinante per la qualità della vita dei genitori. In realtà poi si è osservato che non è proprio così, cioè non è il grado di ritardo ad impattare sullo stress psicofisico dei genitori, quanto le dinamiche, le problematiche correlate al ritardo stesso, cioè i comportamenti problema che scaturiscono dal ritardo. Cioè se un bambino partecipa ad un'attività scolastica o extradidattica e si rende conto che non ha gli strumenti per poter svolgere appieno quell'attività, poi torna a casa, ha una crisi di rabbia, di frustrazione, quell'atteggiamento può impattare sulla qualità della vita dei propri genitori.
Alessandra, un'altra curiosità, ovviamente parlavi di diagnosi, di approfondimenti, diagnostici, volevo chiederti qual è il processo di valutazione di queste patologie, quali sono i vari passaggi che le famiglie, ovviamente la persona in sé va incontro per valutare effettivamente questa patologia. Normalmente Vladimir è il pediatra, no? Che indirizza verso uno specialista, a meno che il genitore non sia già informato rispetto alla propria condizione, alla propria ereditarietà e quindi decida poi di rivolgersi direttamente ad un esperto del settore, quale uno psicoterapeuta, uno psichiatra. Una curiosità sempre che arriva dall'amica Stella Paraggio, che salutiamo, dice: hanno difficoltà nella sfera della comunicazione con i pari? Nelle prime fasi evolutive sì, potrebbero avere delle difficoltà legate appunto all'aspetto verbale, perché spesso quando iniziano a parlare lo fanno in maniera confusa e disordinata e il linguaggio è comprensibile solo ai genitori o a chi si occupa in particolar modo del bambino, quali babysitter, educatori. Successivamente poi con l'acquisizione del linguaggio, il perfezionamento e l'arricchimento del vocabolario diventa più facile entrare anche in relazione con i propri pari. Altra mia curiosità personale, volevo chiederti se una volta valutata questa patologia c'è il rischio che sfoci in altre patologie oppure aggravamenti di altro tipo. Ci sono poi nella fase adulta altre patologie che si possono innescare a causa proprio di questa patologia o se con un buon trattamento rimangono ovviamente, ahimè, purtroppo queste lacune e la vita, diciamo, svolge normalmente. Allora, l'X fragile è una condizione ereditaria e permanente, alla quale nel corso degli anni si possono aggiungere disturbi affettivi che derivano dalla difficoltà che il soggetto con la sindrome incontra quotidianamente. Ovviamente si può intervenire sui bambini già dall'infanzia con dei programmi strutturati, mirati ad hoc, quali ad esempio l'EIT, che è l'Emotional Integrating Therapy, il TILA, il FLIR Time, che è un metodo che viene utilizzato anche per l'autismo, quindi che sarebbe letteralmente il gioco a terra sul pavimento per favorire la stimolazione sensoriale del bambino, o ancora l'ippoterapia, cioè l'uso del cavallo a scopo terapeutico, che serve per migliorare le abilità dal punto di vista motorio, ma anche le abilità cognitive. Perché prima ho tralasciato di dire, Vladimir, che i bambini hanno anche una difficoltà a livello motorio, cioè le abilità motorie fini sono danneggiate a causa di un sistema vestibolare anche precario. Ed è per questo motivo che cercano di evitare le abilità, le attività che richiedono la manipolazione. Grazie per tutte queste informazioni, Alessandra. Grazie a te. Grazie davvero. E ne approfitto subito per chiederti, visto che siamo già alla prima mezz'ora di questa diretta, se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse fare un approfondimento, dove ti possono trovare, contattarti per fare gli approfondimenti relativi a queste tipologie di patologie. Allora, Vladimir, io ci tengo a lasciare agli ascoltatori dei riferimenti sitografici e bibliografici, che sono il sito www.xfragile.it, il manuale che è La sindrome dell'X fragile, una guida operativa di Susan Saunders, che è stata tradotta da Vianello e collaboratori. L'articolo di cui ti ho parlato prima, che è il funzionamento linguistico dell'X fragile, che è pubblicato sulla rivista iCare, a cura mia e di Graziella Fava Vizziello, che si occupa della sindrome, e come riferimento in Italia l'Associazione Italiana Sindrome di X Fragile Onlus.
che si occupa della promozione e della sensibilizzazione nei confronti della sindrome. Grazie per tutte queste informazioni, Alessandra. Grazie. E volevo chiederti a questo punto qual è la figura, diciamo, come si rapporta la figura, quale utilizzo può portare la figura dello psicoterapeuta in questo processo, in questa patologia, e come può essere di supporto, immagino ovviamente all'utente, ma anche tutto alla sfera, diciamo, familiare, caregiver, persone che ruotano intorno a questo paziente. Se ci puoi dare qualche, diciamo, informazione rispetto al ruolo che ha lo psicoterapeuta in questo processo. Diciamo che il ruolo dello psicoterapeuta nei confronti della sindrome è fondamentale, cioè è opportuno che i genitori, una volta ricevuta la diagnosi di X fragile, si rivolgano ad un team di professionisti, tra cui il logopedista, ma anche in particolare lo psicologo e lo psicoterapeuta, che può monitorare quello che è lo sviluppo affettivo, emotivo del bambino stesso. Lo psicoterapeuta può intervenire come sostegno e supporto, soprattutto per il potenziamento delle abilità relazionali e in particolar modo dell'autostima del bambino stesso, interfacciandosi continuamente con i genitori, ma anche con gli insegnanti, perché è molto importante, soprattutto per i bambini con bisogni speciali, che ci sia uno scambio continuo tra la famiglia e la scuola. Quindi che ci sia una sorta di corresponsabilizzazione emotiva ed educativa, per cui il bambino in questo modo si può sentire accolto e compreso a 360 gradi da tutte le realtà da lui frequentate, quindi dal gruppo di sostegno, dall'associazione di volontariato, dallo psicoterapeuta stesso, dai genitori e anche dal gruppo dei pari. Grazie Alessandra. Un'altra curiosità che arriva dai nostri ascoltatori, dice Giovanni Dall'Olmo, che ringrazio per la domanda. Ciao Giovanni, dice: qual è il futuro di questi bambini rispetto alla tua esperienza, Alessandra? Quale futuro aspetta questi bambini? Come si possono integrare nella società? Ovviamente una società davvero molto complessa, quella di oggi, ovviamente, dove questi bambini ovviamente faranno fatica anche ad integrarsi, certo, con persone ovviamente normodotate, ovviamente, esatto, sappiamo benissimo quanto fanno fatica e come aiutarle ad integrarsi. Diciamo che il target di età particolare in cui si riscontrano i maggiori ostacoli è proprio quello che va dai 10 ai 23 anni, perché è lì che le sfide diventano sempre più grandi e i ragazzi, quindi ormai adolescenti, devono confrontarsi con il mondo reale, no? Che c'è al di fuori della famiglia e della scuola. E quindi impareranno a lavorare sui propri punti di forza e a potenziare quelle che sono le aree di debolezza. Non bisogna dimenticare che i soggetti portatori dell'X fragile, oltre ad avere dei deficit sensoriali specifici, hanno anche delle grandi abilità, quali ad esempio le capacità di imitazione, che sono sorprendenti. Riescono a copiare a toni, accenti, timbri di voce di persone che hanno conosciuto solo per una volta, ad esempio di personaggi pubblici, personaggi che stanno loro a cuore, come i personaggi di serie televisive o di cartoni animati. Hanno una memoria a lungo termine sorprendente, anche se presentano delle carenze nella memoria a breve termine, quindi per esempio potrebbero non ricordare quello che hanno fatto il mattino precedente e poi dopo 2 giorni fare una descrizione minuziosa e dettagliata della giornata che hanno trascorso. Quindi hanno degli aspetti sorprendenti su cui possono lavorare e che possono utilizzare anche poi per immettersi nel mondo del lavoro. Ovviamente devono essere adeguatamente sostenuti, stimolati e potenziati. È chiaro? Grazie Alessandra per le tue informazioni, i tuoi suggerimenti. Volevo chiederti se ci potevi fare un racconto, ovviamente senza dire nomi di nessun genere, senza nessun riferimento, se ci potevi raccontare
una storia, un percorso che magari ti viene in mente rispetto a un ragazzo che hai seguito e dove, diciamo, è arrivato rispetto a un percorso, diciamo, terapeutico, riabilitativo, che ha portato, diciamo, dove ha potuto portare ovviamente questo tipo di percorso e all'integrazione, diciamo, dal punto di vista sociale, familiare, e le difficoltà che magari hanno incontrato alcune famiglie da un punto di vista proprio oggettivo e che devono far fronte quotidianamente. Se puoi darci qualche esempio senza fare riferimenti ovviamente per la privacy. Certo. Allora, mi viene in mente chiaramente il caso del ragazzo che ho seguito per la prima volta, quello di cui ti parlavo io all'inizio della diretta, e che poi ha suscitato in me l'interesse per la sindrome stessa. E, ovviamente la vita di questi bambini, di questo bambino in particolare, è ricca, costellata di sfide quotidiane. E l'aspetto che mi ha colpito di più sono i comportamenti problema che nascono laddove il bambino va incontro a delle frustrazioni, no? Nel raggiungimento delle più semplici tappe dello sviluppo, comunque nello svolgimento delle abituali attività che riguardano un bambino della sua età. Ed è stato anche entusiasmante vedere come con l'aiuto e il supporto di professionisti validi, ovviamente, oltre che con il coinvolgimento dell'intera famiglia, il bambino sia riuscito poi a superare queste barriere, a integrarsi perfettamente anche con il gruppo dei pari, fino poi a svolgere con il supporto del docente di sostegno, dell'educatore privato e di altre figure di professionisti le attività quasi alla pari dei bambini normodotati. Quindi, cioè, ci sono delle buone speranze per i bambini colpiti dalla condizione. Ovviamente è fondamentale la presenza di una rete di sostegno, di supporto valida e ben formata, soprattutto nei confronti di questa condizione. Cioè, non ci si improvvisa, chiaramente, educatori. Assolutamente, assolutamente, non si improvvisa, perché ovviamente niente viene lasciato al caso. Assolutamente. E, altra curiosità, ovviamente spesso i genitori scoprono di essere forse portatori proprio nel momento in cui scoprono che il proprio figlio ha questo tipo di problemi, e volevo chiederti come superano quel senso di colpa, immagino, i genitori nell'avere un bambino con questa sindrome, sia per questo, ovviamente per tante altre, diciamo, ereditarie. Però come lo vivono e soprattutto come fanno a superare questa fase nel momento in cui scoprono che è questa patologia ereditaria? Allora, per molti genitori la scoperta di aver trasmesso la condizione ai figli è un momento doloroso e drammatico, perché viene vissuto con un forte senso di colpa, e soprattutto quando si realizza che la disabilità è permanente, quindi il proprio figlio farà i conti con la condizione poi per il resto della vita. E, tra l'altro, accade purtroppo spesso che l'altro genitore, diciamo il genitore sano, il partner, possa covare anche una sorta di rancore nei confronti di chi ha trasmesso la condizione al figlio, pur inconsapevolmente, ovviamente. Infatti si è cercato di analizzare anche quello che è il legame di coppia in un nucleo familiare colpito dalla disabilità. Però c'è da dire, Vladimir, che superata una fase iniziale di rabbia, frustrazione, angoscia, di domande, no, su perché proprio a me, perché proprio a noi, al nostro figlio, poi il legame genitoriale diventa più saldo. Quindi si osserva questa corresponsabilizzazione emotiva, educativa, maggiore addirittura rispetto ai genitori di bambini normodotati. Quindi è un po' come se la disabilità in realtà creasse dei legami più forti all'interno della famiglia. Addirittura alcune testimonianze riportano dei vissuti di gioia e positività all'interno della famiglia dopo la scoperta della disabilità, perché viene dato un senso differente alla propria esistenza. Cioè, coppie che prima magari avevano degli attriti per delle inezie, con la scoperta poi della disabilità e quindi con il semplice confrontarsi ogni giorno con delle sfide quotidiane, ritrovano
il vero senso dell'esistenza e l'equilibrio di coppia. Tutto questo poi unito poi a grande gioia e soddisfazione quando i propri figli raggiungono determinati traguardi. Grazie Alessandra. Spero di aver risposto alla tua domanda. Assolutamente, assolutamente. Altra mia curiosità, volevo sapere se hai un'idea rispetto, diciamo, alla situazione sulla ricerca rispetto a questa patologia, dove siamo arrivati e se c'è in questa fase storica degli investimenti, se c'è una fondazione, perché magari qualcuno magari vuole contribuire alla ricerca, se hai qualche informazione, poi sempre legata all'associazione, diciamo, nazionale di questa patologia, se ci puoi dare. Ci sono delle associazioni che si occupano di questo. Io, Vladimir, mi auguro che anche questo spazio che tu mi hai concesso possa sollevare le coscienze e interessare quanti più operatori possibili, proprio perché ci tengo al fatto che la ricerca vada avanti in questa direzione. Mi auguro che il mio contributo possa sensibilizzare sempre di più i miei colleghi e possa incuriosire i ricercatori stessi affinché siano fatti dei progressi sempre più ampi nei confronti di questa condizione. Mi rendo conto che la sindrome è stata scoperta relativamente di recente e quindi c'è ancora tanto da fare. Chiaro, chiarissimo, come tante ovviamente altre patologie rare. Volevo chiederti un'altra informazione, soprattutto un suggerimento ai nostri ascoltatori, quanto è importante una diagnosi precoce rispetto al percorso poi riabilitativo e di supporto ovviamente per questi bambini, queste bambine. Diciamo, Vladimir, che una diagnosi precoce è fondamentale e determinante, come vi ho anticipato prima, perché consente di intervenire quanto prima con delle tecniche di intervento mirate ad hoc per la riabilitazione globale del bambino stesso, quindi per l'integrazione sensoriale, per la stimolazione cognitiva, quella linguistica. Quindi direi che la diagnosi è essenziale. Io sono a favore della diagnosi precoce, ovviamente. Prima si interviene, meglio è. Volevo chiederti, non so se l'hai già detto all'inizio, se mi è sfuggito, volevo chiederti circa a che età si notano i primi sintomi, se già dalla nascita o dopo qualche anno, la tua esperienza ovviamente. Diciamo che i primi segnali si riscontrano a partire dai 2 anni, 2 anni, 2 anni e mezzo, perché come già ti ho anticipato, Vladimir, le principali tappe dello sviluppo sono raggiunte più tardi. Quindi i bambini iniziano a parlare in ritardo rispetto al gruppo dei normodotati e iniziano a camminare anche dopo i 2 anni e mezzo o 3, e quindi questi potrebbero essere dei segnali inconfutabili, no? del fatto che ci sia un qualche ritardo, una difficoltà nei propri figli. Grazie Alessandra. Ovviamente grazie, invece grazie. Un'altra informazione legata più alle famiglie, volevo chiederti ovviamente per tutte le famiglie che hanno, diciamo, un familiare con un portatore di una disabilità, ovviamente anche in questo caso immagino le difficoltà ad accedere a dei servizi, essere supportate, aiutate. Volevo chiederti tendenzialmente, sempre per tua esperienza, queste famiglie a cosa vanno incontro dal punto di vista del supporto del ragazzo a scuola, in struttura, e cosa puoi suggerire per, diciamo, semplificarsi un po' la vita, soprattutto ai primi momenti in cui si approcciano ovviamente ai primi servizi di assistenza, perché ovviamente non è che ognuno di loro ha un libretto delle istruzioni, si ritrova ad affrontare improvvisamente questa disabilità del proprio familiare, e ovviamente è tutto da scoprire. Cosa puoi suggerire rispetto ai percorsi e come muoversi in modo veloce per avere tutta l'assistenza possibile? Ecco, come ho detto prima, Vladimir, le famiglie con bambini X fragile riscontrano un certo grado di stress psicofisico proprio perché
le associazioni in Italia che si occupano della condizione sono esigue, cioè sono piuttosto rare. Per fortuna recentemente si stanno diffondendo e si sta diffondendo sempre una maggiore sensibilizzazione e conoscenza sull'argomento. Normalmente i bambini, una volta diagnosticati, vengono seguiti da professionisti esperti della salute mentale, quali neuropsichiatri infantili o psicoterapeuti. Mentre dal punto di vista scolastico possono usufruire della figura di un insegnante di sostegno. Il mio consiglio è quello di rivolgersi quanto più possibile alle istituzioni, a del personale formato, specializzato, e nel momento in cui si osserva un'anomalia del comportamento o del linguaggio nel proprio bambino, rivolgersi a delle strutture competenti, anche solo per un eventuale dubbio che poi non si trasformerà necessariamente in una diagnosi, però è sempre bene rivolgersi agli esperti del settore. E approfitto ovviamente per richiederti nuovamente, perché sono collegate altre persone, se puoi darci quei siti web che avevi anticipato, sì, prima, quelle indicazioni per permettere ai nostri ascoltatori che dopo la fine di questa diretta di fare eventuali approfondimenti successivi. Certo, Vladimir. www.xfragile.it è il sito di riferimento principale per l'X Fragile. Il manuale La sindrome dell'X fragile di Susan Saunders, che è una guida operativa, è stata tradotta da Vianello e collaboratori. Il funzionamento linguistico nella sindrome dell'X fragile di iCare, che è una rivista di fisiopatologia del linguaggio a cura mia e di Maria Grazia Fava Vizziello. E per quanto riguarda le associazioni, ricordiamo in particolar modo l'associazione italiana Sindrome X Fragile Onlus. Mentre come riferimento istituzionale ricordo il centro X Fragile della clinica pediatrica dell'Università di Padova, che è un centro piuttosto recente che si occupa di minori con la condizione. Altra informazione, Alessandra, se qualcuno invece dei nostri ascoltatori volesse mettersi proprio in contatto con te, se tu hai una pagina web, social, che magari possono direttamente contattarti, perché magari vogliono avere un tuo parere, un tuo consiglio rispetto, diciamo, all'argomento, ma anche ad altro rispetto alla tua professione. Certo, Vladimir. Allora, io sono su Facebook, la mia pagina Alessandra Bisanti, psicoterapeuta, e sono presente anche su LinkedIn, la rete professionale, come sempre, come psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Quindi suggerisco assolutamente a questi riferimenti. Quindi suggerisco ai nostri ascoltatori, per tutti coloro che volessero fare un approfondimento, contattare la dottoressa, cliccare proprio il suo nome sul web, ovviamente vi indirizzerà sui suoi... Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, cioè la pagina di salute mentale che seguo quotidianamente. Grazie davvero. E una domanda ovviamente che arriva da Stella Paraggio, dice: sono un insegnante di sostegno, dice Stella, le difficoltà principali le incontro quando la famiglia ha difficoltà ad accettare la disabilità. Lei riscontra questo come insegnante di sostegno, dove tu stessa dicevi che queste famiglie ovviamente proprio a causa di questa ereditarietà di questa patologia ovviamente sono più sotto stress e quindi fanno ovviamente più fatica non solo ad accettare ma probabilmente anche a gestire nel quotidiano questa persona disabile nel proprio nucleo familiare. Già fa fatica una persona, diciamo, in forza, normo dotata, se poi lo stesso genitore riscontra delle difficoltà. Perché spesso le madri dei bambini X fragile presentano già la condizione, no? Sono portatrici della premutazione, quindi a volte hanno anche loro una difficoltà lieve, quindi un grado di ritardo seppur leggero, o delle difficoltà di apprendimento legate al pensiero, al ragionamento, o dei disturbi affettivi che derivano dalla condizione dell'X fragile. Quindi possiamo immaginare quanto sia difficoltoso per queste donne accudire e gestire poi un bambino con delle problematiche manifeste e conclamate. E poi per quanto riguarda il discorso dell'accettazione, Vladimir, diciamo che vale un po' per tutte le disabilità, non solo per l'X fragile, è un percorso lungo,
lungo, fatto di impegno e anche di sostegno dalla rete sociale, non solo familiare, diciamo che è una responsabilità collettiva quella di sostenere i genitori che scoprono di avere una disabilità permanente in famiglia. Quindi ti chiedo, Alessandra, a questo punto, ovviamente, da un punto di vista genitoriale, ovviamente i genitori hanno la capacità, e ti chiedo proprio per tua esperienza, perché non conosco la materia, di non solo accettare la disabilità del figlio, ma a riconoscere in sé una limitazione, cioè si riesce ad arrivare alla consapevolezza anche del genitore che può avere lui stesso una disabilità, seppur lieve, si riesce ad arrivare a questa consapevolezza? Sì, assolutamente, Vladimir. A molte famiglie, grazie poi alla diagnosi del figlio, scoprono di avere la condizione genetica ereditaria già da generazioni. Cioè, a volte si tramanda, no, attraverso le varie generazioni senza esserne consapevoli, fino a quando poi non c'è il bambino che purtroppo manifesta tutte le condizioni cliniche della sindrome stessa, quindi ha la mutazione piena e completa. Però da questo punto di vista ci sono anche dei vantaggi, perché la conoscenza della condizione consente anche la pianificazione delle altre nascite, se non ci sono già state. Cioè, se magari è il primo figlio che viene colpito dalla sindrome dell'X fragile, questo permette ai genitori poi di scegliere se avere o meno altri figli, o di indagare, capire, comprendere se anche gli altri potrebbero avere le stesse difficoltà. Immagino ovviamente trasmesso anche a tutta la parentela, dove immagino i parenti, i fratelli più, esatto, stretti ovviamente corrano immediatamente, lo dico a subito, fare le diagnosi e i test genetici. Assolutamente è così, Vladimir, te lo confermo. Perché ovviamente su questo si fa poi prevenzione, per evitare, ovviamente, o perlomeno essere consapevoli che c'è un rischio. Ma infatti, Vladimir, tempo fa si proponeva uno screening rivolto a tutta la popolazione per l'X fragile. Poiché l'X fragile è causa di difficoltà dell'apprendimento, alcuni studiosi hanno proposto di sottoporre la popolazione generale a dei test per lo screening dell'X fragile. Questo ovviamente sembra più un'utopia, no? E pertanto poi si è scelto, di soprattutto in America, di rifarsi ai registri delle scuole speciali, cioè dei bambini delle scuole con bisogni educativi speciali, e scegliere di sottoporre questa popolazione al test per X fragile, per comprendere quanti di loro, cioè quanti di questi bambini con difficoltà dell'apprendimento, difficoltà particolari, siano colpiti dalla sindrome dell'X fragile, che comunque rimane ancora sottodiagnosticata. Ovviamente immagino, ovviamente, per risalire dal punto di vista genetico, ovviamente tutti i familiari, esatto, che sono portatori, chiarissimo. E a volte rimane non diagnosticata per tutta la vita, Vladimir. Oppure ci sono individui che scoprono di avere la premutazione a 50 anni, a 60 anni, e magari hanno convissuto con delle difficoltà per la maggior parte della loro esistenza. Davvero grazie, Alessandra. Ahimè, il nostro tempo volge al termine e mancano pochi minuti alla fine di questa diretta. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori, se vi siete persi parte di questa diretta, potete trovarlo ovviamente in replica sia sulla pagina Facebook che sulla pagina YouTube. Trovate sia la replica di questa diretta che tutte le precedenti dirette, ovviamente sempre in replica. Vi aspetto come sempre in diretta dal lunedì fino al venerdì, sempre alle 14, per affrontare un nuovo argomento legato ai temi della salute mentale, con ospiti sempre diversi. Vi aspetto ovviamente lunedì, oggi è venerdì, vi auguro un buon weekend. Però prima di lasciare Alessandra, ovviamente chiedo un ultimo sforzo ad Alessandra, come chiediamo a tutti i nostri ospiti, che è quello di lasciarci con un pensiero positivo rispetto alle tante persone che ci hanno seguito quest'oggi in questa diretta, per diciamo positivamente sperare ovviamente di trovare una soluzione, o perlomeno i giusti supporti per aiutare queste persone e tutti ovviamente i familiari che seguono ovviamente queste persone fragili. Quindi ti chiederei, grazie, di lasciarci con un pensiero positivo, e ti ringrazio ancora per questa straordinaria diretta. A te, Alessandra. Grazie a te, Vladimir, e grazie per avermi offerto questo spazio e questa opportunità.
Mi auguro che tutti i miei colleghi si interessino alla condizione e che si possa realizzare uno sforzo collettivo per il miglioramento della qualità della vita dei bambini X fragili e poi adulti successivamente, ma anche dei nuclei familiari e di tutti coloro che si occupano di questi bambini, quindi educatori, gruppi di sostegno, associazioni di volontariato, terapeuti e tutti gli operatori della salute mentale. Grazie Grazie, ancora, infin Dani. grazie a te, veramente grazie infinito. Ovviamente suggerisco nuovamente ai nostri ascoltatori di cliccare sul web Alessandra Bisanti, psicoterapeuta, trovate tutti i suoi canali, tutto il suo lavoro per qualsiasi ulteriore approfondimento. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, Alessandra, Prego, il lupo. e buon lavoro. Grazie a te, buon pomeriggio Vladimir Buon e pomeriggio a grazie tutti. ancora a tutti gli ospiti. Ciao Grazie, Alessandra, ciao. ciao ciao.